Ciao a tutti, mi dispiace che l'ultima sessione diventi quella di esame, che è quella più pesante dell'intera giornata, però cerchiamo di tenerla in modo leggero. Vi presento Simone Di Mambro, sono dal 2016, da luglio 2016 faccio parte del team di prevendita di VMware. Sono già 4 anni che lavoro in VMware, precedentemente la mia esperienza professionale era come servizi professionali, sono per l'appunto Smart World, quindi smartphone, applicazioni, automazione, domotica, tutto ciò che crocerie, come suggerisce Pietro, infatti considerato un buon nerd l'ho messo esplicitamente. Un'altra è la dieta, perché 2 anni fa è esattamente così, e c'è qualcuno che lo può confermare, qualcuno che mi conosceva tempo fa, questo qua è 40 kg fa. Non si può. E ad oggi sono così e diciamo sono diventato un life motivator per i miei amici, per i miei conoscenti, mi chiedono consigli, come hai fatto, come non hai fatto, io gli do un sacrificio, diciamo. Sono virtualizzato. E per l'appunto cosa mi ha aiutato a scendere di peso è fare running, quindi scendere di peso, ma mi aiuta anche a mangiarmi ogni tanto qualche sfizio, perché la voglia di mangiare purtroppo non è rimasta. Ma questa foto era da fidanzato o quando ti sei sposato? Questa foto qui è 2 anni fa, quindi sono già ampiamente sposato in questa foto con 2 figlie. Non le ho fatte io le figlie, cioè nel senso non è che l'ho fatto di rito. Ok, questa è l'agenda di oggi, è molto ricca, ho cercato di condensare soprattutto gli aspetti tecnici della soluzione di Sam. E molto ricca, ho tralasciato veramente tante cose che poi magari anche in organizzazione con Pietro cercheremo di fare delle mini sessioni, delle merende di virtualizzazione. Sì, il concetto è sempre quello: restate aggiornati, seguiteci su Twitter, controllate il sito del VMGT, perché le attività noi le abbiamo, però dovete pure informarvi sul posto e quando possiamo venire a casa vostra. Ah, ecco, l'altra cosa importante, iscrivetevi se non siete iscritti sul sito vmug.com, in modo tale che quando mandiamo un mail sarete automaticamente coinvolti. Ok, quanti di voi conoscono Misan praticamente? Quanti di voi l'hanno implementato? Quindi faccio una breve panoramica, come già accennato da Luca, che si è preso la sessione più interessante di oggi, secondo me. Allora, siamo nell'era del software defined X, e VMware, in risposta diciamo, al software defined storage, propone come soluzione quella per l'appunto di Virtual Sun. In realtà è una soluzione che nasce tanto tempo fa con vCenter Storage Appliance, e poi si è evoluta nel corso degli anni attraverso le varie versioni, quindi la vSAN 5.5, per arrivare ad oggi con la vSAN 6.2. Cosa ha di differente rispetto a tante altre soluzioni che troviamo sul mercato? È una soluzione che gira nel kernel, quindi come NSX, vSAN non ha bisogno di appliance dedicate da inserire all'interno del nostro cluster VMware per poter erogare i servizi, ma gira all'interno del kernel stesso, quindi andando a eliminare tutti i codici bottiglia che ci possono essere con altre soluzioni simili. Viene gestita dal web client di vCenter, quindi non ha bisogno di una doppia interfaccia di management ed è un'interfaccia centralizzata. Con vSAN è subentrato il discorso delle storage policy based management. Sostanzialmente andiamo a controllare le nostre macchine virtuali, le policy di protezione delle macchine virtuali per l'appunto a livello di applicazione, quindi all'interno della singola macchina virtuale possiamo andare a definire i livelli di protezione di questa macchina, quindi andando ad assegnare, dopo lo vediamo, quali sono la protezione del disco che vogliamo applicare per l'appunto a una determinata applicazione piuttosto che a un'intera app di set di VM. Virtual Sun gira su, anche questo diciamo quasi agnostico, diciamo così tra virgolette, fate sempre riferimento all'HCL e sostanzialmente nell'HCL trovate la parte di vSAN Ready Nodes.
Quindi se vi affidate a questa guida, ai Sandra e di Noz, state sicuri, diciamo, al 100%, diciamo così, 99,9999%, che non avrete alcun tipo di problema nell'implementazione del cluster design. Esistono due tipologie di implementazione di VSAN, una che è ibrida, che quindi comprende l'inserimento di dischi di tipo flash, e una di tipo flash e dischi magnetici, quindi è una commistione tra la parte di caching con dischi prettamente flash e dischi magnetici, dove c'è la parte del dato, quindi dove viene fatto lo staging del dato. E la soluzione all flash, che è licenziata dalla versione VSAN 6.2 sulla licenza Enterprise. Con la all flash invece è possibile andare a fare sia la parte di caching, come la facevamo per la parte ibrida, ma anche per la parte di data persistency con dischi anche in questo caso di tipo SSD, quindi dischi alta capacità SSD. Le differenze sono sostanzialmente il livello di prestazione, quindi in un ambiente ibrido raggiungiamo 40 kilobits e 40k IOPS per host, mentre in una soluzione all flash raggiungiamo questo tipo di performance con una latenza che si attesta nell'ordine di microsecondi. Cosa c'è di nuovo in VSAN 6.2? Dalla versione 6.0, 6.1 per passare alla 6.2, nella 6.2 vengono introdotti quello che diciamo in VSAN mancava da tempo, cioè l'aspetto di deduplica e compressione, e quindi la possibilità di gestire in Erlang la deduplica del dato e la compressione una volta che il dato viene deduplicato nella parte dei dischi di capacity. Questo si applica a livello di cluster e quindi lavora in una modalità a basso livello, quindi mentre i dati vengono lasciati storicizzati nella parte di real cache, la parte invece di deduplica avviene con un lavoro a basso livello. Viene introdotto anche il RAID 5, il Result Coding, cioè permette andare a posizionare il mio dato all'interno di un cluster SXI ottimizzando lo spazio. Ovvero, VSAN ha la possibilità di andare a fare la protezione del dato sotto vari modelli di protezione. Quindi, FTT uguale a 0 significa che il mio dato è principalmente in modalità strada. Un goccio d'acqua. Perché la protezione del dato non esiste, e quindi la copia del mio dato viene storicizzata all'interno del mio data store unicamente all'interno di un host SX. Poi esistono altri tipi di protezione, quindi FTT uguale a 1, che vuol dire che ho la capacità di fare il fault tutto le rete di un host SX. Quindi ho, ad esempio, in questo cluster a 4 nodi, mi posso permettere di andare a perdere un host SXI. E il dato, la protezione della macchina virtuale, è consistente fin tanto che gli altri tre host sono in piedi. Con l'introduzione della 6.2 ho la possibilità anche di andare a gestire questo tipo di protezione anche a livello RAID 5. Sostanzialmente con un FTT uguale a 1 il dato sarebbe stato due volte, la mia macchina virtuale andava ad occupare due volte lo spazio sul mio data store, invece con RAID uguale a 5 lo spazio che vado ad occupare all'interno del mio data store viene ottimizzato e si comporta effettivamente come un RAID 5, quindi con una distribuzione del dato su tutti i miei host, andando ad occupare 1,33 rispetto ai 2 per dell'overhead classico. Stessa cosa avviene anche a livello di RAID 6, dove abbiamo in questo caso una protezione maggiore, e quindi posso andare a
perdere due hostess X all'interno del mio cluster. In questo caso però l'overhead è leggermente maggiore e posso, e diciamo lo spazio occupato all'interno del mio cluster è pari a 1,5. Quality of services, introdotto anche questo nella 6.2, permette di andare a settare all'interno della mia macchina virtuale un threshold, una linea di quality of services in termini di IOPS. Quindi posso andare a dire sul mio UMDK o sulla mia virtual machine qual è il limite di IOPS che deve essere applicato a quel singolo oggetto. Un'altra cosa introdotta nella 6.2 invece è relativa all'ELT UI, che è integrato all'interno della web console di vSphere, del web client. Si trattano degli stessi widget che trovate su una soluzione tipo VLOPS e possono essere richiamati attraverso API o attraverso SDK. Quindi all'interno del mio web client vado a vedere per singolo oggetto come si sta comportando la mia macchina virtuale su VSAN. Quindi posso andare a fare anche reporting di storage capacity e diversi altri aspetti inerenti al monitoraggio della macchina virtuale. Tutto questo qua, diciamo, non è non prescinde dal fatto di andare ad utilizzare anche software appositi per l'appunto come VLOPS e LogInsight collegati insieme, che hanno un loro management pack apposito per andare a monitorare la parte di VSAN stessa. Quindi questo qua viene out of the box con la soluzione, ma non vi viene il fatto di andare a utilizzare VLOPS come strumento di management e di monitoraggio e reportistica di capacity di tutto quanto. Domanda, così quindi un po' delicato. Le API sono pubbliche, giusto? Le API sono pubbliche. Mi pare che ci stanno anche soluzioni addirittura gratuite tipo Sexylog che sono in grado di parlare con VSAN e tirare fuori grafici di performance, di locali. Sì, allora le API possono essere estrapolate per l'appunto attraverso un REST API, una chiamata REST API puntando al vCenter per l'appunto, ed andare a tirar fuori i dati di VSAN, quindi andare a tirare il mio grafico del monitoraggio e portarlo fuori e reimportarlo su un tool di monitoraggio terze parti, diciamo così. Quindi teoricamente ci si potrebbe scrivere addirittura l'applicazione in casa. Sì, e ovviamente è un dato raw che ti arriva questo in questo caso, quindi non ti aspettare che tiri fuori dalle API il grafico, la forma grafica, certo. Tiri fuori ovviamente un dato raw che poi deve essere in qualche modo interpretato e ridisegnato da un'applicazione terza parte tipo sexy. Come funziona VSAN? Allora, VSAN lavora per l'appunto è un componente kernel che si installa sulla parte su ESXi, fa parte del kernel ESXi e gestisce per l'appunto i dischi che sono locali sul server ESXi. Gestisce il VSAN per ogni server SXi, va a creare un disk group. Il disk group deve essere creato essenzialmente da un disco di tipo flash dove va a posizionare la cache read, e da 1 a 7 dischi di capacity. Per ogni SXi posso andare a costruire fino a 5 disk group, quindi per un totale di 35 dischi di capacity, e il disco di flash non rientra nel size del totale della macchina virtuale, e quindi ogni ESXi può andare a contenere fino a 5 disk group, moltiplicati poi per i limiti che sono il configuration maximum di vSphere, vado a fare una scalabilità pari a 13,2 petabyte di storage. Poi vediamo dopo come ragiona a livello di data store. I disk group anche in questo caso possono essere due, come abbiamo accennato all'inizio. Ovviamente possono essere ibridi, ma possono essere anche di tipo performance.
All flash. All flash vuol dire che esistono due tipi di dischi all flash: dischi all flash di tipo performance e dischi all flash di tipo capacity. In questo caso, quando andate a prendere una soluzione all flash, quindi con gli host di Sun, di Notes di tipo all flash, dovete andare a inserire il disco di SSD di tipo performance e di conseguenza i dischi di capacity saranno leggermente più lenti, ma sempre all flash in questo caso. Sì, da un punto di vista di disegno, sì. Visto come tu utilizza la cache in caso, diciamo, di dischi all flash, consigli di utilizzare write intensive per la flash, per la cache, e i mixed use poi gli intensive per la performance? C'è qualche best practice? Allora, le best practice vengono, diciamo, consigliate in termini di IOPS che vuoi raggiungere principalmente. Quindi, rispetto a, diciamo, la prima slide che abbiamo visto, dove raggiungi in hybrid mode 40k e 90k sull'all flash, diciamo, questa qua è la best practice generale. E abbiamo un tool, c'è cioè un tool che è pubblico, il TCO Tool Design, dove lì ti aiuta a costruendoti la tua macchina, ti aiuta a fare il sizing corretto e anche in termini di prestazione, e quindi capire se è meglio una soluzione di tipo flash che ha un suo costo rispetto a una soluzione di tipo hybrid che ha un altro costo. No, io dico proprio nell'ambito della soluzione flash, esistono vari tipi di SSD. Sì, no, ovviamente i capacity poi vengono gestiti come i capacity di disco, quindi in questo caso, anche se tu metti di performance qua sotto, vengono comunque gestite a livello di come il suo capacity di disco, cioè il design si accorge che quello è un capacity di disco e di conseguenza lo adegua al suo ruolo. Quindi, Bisan da sola. Quando andate a tirar su Bisan è un semplice check da abilitare all'interno del cluster di Sphere. Quando lo tirate su, configurato per l'appunto tutta la parte di Bisan, vi ritroverete un unico virtual data store. Quindi non rispetto a una soluzione tradizionale che può essere con storage based, la Bisan Data Store utilizza un'unica entità che è formata poi da tutti i dischi, da tutti i disk group che sono presenti sugli host che fanno parte del cluster, e per l'appunto formatta questa entità con un file system proprietario. Un file system proprietario è diverso file system, e per l'appunto permette una scalabilità, come abbiamo detto prima, quasi infinita, diciamo così. Quindi andando a ragionare del configuration maximum e andando a ragionare sulla capienza dei dischi che sono presenti oggi sul mercato, raggiungiamo l'ordine dei 16, dai 16 ai 17 petabyte con un singolo Bisan Data Store. Ovviamente anche qui va studiato caso per caso, perché poi subentrano anche delle problematiche di gestione del dato, problematiche di protezione del dato, quindi è ovvio che a raggiungere determinate dimensioni a livello della store ha i suoi pro ma anche i suoi contro. All'interno della store Bisan ragiona per oggetti, quindi non più a livello di file ma a livello di oggetto, quindi tutti i file che fanno parte, compongono normalmente una macchina virtuale, sono questi, sono per Bisan degli oggetti, e li va a posizionare all'interno del proprio data store. Per ogni host, diciamo, c'è un limite consigliato di 9000 oggetti per host, quindi insomma un limite consigliato sopra il quale è meglio non andare. Questi oggetti poi Bisan li semplifica ancora di più, quindi lì va a scomporre in chunk e va a posizionare, in questo caso abbiamo un write 1, quindi andiamo a simulare un fault tutorial pari a 1, che significa che il mio oggetto viene copiato due volte, viene fatto una replica, un mirror del dato
e viene posizionato all'interno dei dischi locali sull'host. Quindi c'è una suddivisione a livello di oggetto. Tutto questo per l'appunto è gestito dalle storage policy. Le storage policy vengono definite all'interno del web client e vengono assegnate al singolo oggetto, la singola VM o al singolo VM di K. Quindi all'interno della VM di K posso andare a definire la protezione che voglio dare a quella virtual machine o quella RIS della macchina virtuale. Quindi posso avere macchine virtuali con un tipo di protezione e macchine virtuali con un altro tipo di protezione. Qui andiamo proprio a vedere come va a posizionare dove va a posizionare il dato. Qui abbiamo una configurazione, quindi uno storage policy con FTT uguale a 0, che equivale a striding, e qui non c'è nessun tipo di protezione. La macchina virtuale, il suo VM di K è RAID 0 e viene scritto unicamente all'interno dei dischi di uno stesso SSI. Se invece andiamo a creare una storage policy con FTT uguale a 1, viene applicata la protezione di tipo RAID 1, per appunto mirroring, e il dato in questo caso si suddivide in tre componenti. Viene messo una copia su un host, un'altra copia su un host, e poi viene generato un witness per capire per l'appunto quale delle due copie è più consistente, più aggiornata, con un sistema di ordering, quindi di maggiori del cluster. E quindi abbiamo già tre oggetti, e per l'appunto questi due sono il dato per il VM di K vero e proprio, e questo qua è un metadato, un witness, quindi che peserà molto poco. Quindi già con questo tipo di configurazione abbiamo il nostro VM di K che all'interno del mio data store occupa già due volte lo spazio, più un piccolo overhead relativo al witness. Simone, scusa, quindi in teoria, se ho capito bene, si potrebbe avere una configurazione con un cluster fatto da due soli nodi a patto di avere un witness, un oggetto witness da qualche altra parte. Bravo, c'è. Quella è la robo, praticamente. È la robo, sì, esattamente. Andiamo poi sull'ulteriore possibilità di configurazione. Qui ho un FTT uguale a 1, ma posso andare anche a definire gli stripe, quindi posso andare a definire i livelli di stripe che voglio avere per dare maggiore prestazione al mio VM di K. In questo caso, su un cluster a 4 nodi, i dati del mio disco vengono copiati sul secondo e terzo ESXi, ma vengono creati anche una stessa copia di dati relativi sul primo host, e quindi vado ad occupare quattro volte lo spazio per VM di K, ovviamente più un witness. Questo perché così permetto di avere maggiori performance sia in scrittura sia in lettura sul VM di K. Quindi per particolari casi d'uso si consiglia anche questo tipo di approccio. Use case provo. Remote office, branch office. Quindi come è possibile implementare, quali sono le architetture consigliate? Uno degli scenari per l'appunto è la robo, che cioè permette di andare a costruire il mio cluster vSAN con solo due host. Questo però ha un vincolo architetturale che è inerente alla parte witness. In sostanza, posso andare a tirar su un cluster vSAN con solo i due host se ho la condizione per cui ho una macchina, una virtual appliance in questo caso, che faccia da witness per quel cluster. Qual è il caso d'uso? Il caso d'uso è la mia compagnia che ha diverse piccole sedi sparse per l'Italia e voglio andare a inserire su queste sedi in un nuovo data center. Comunque devo avere un piccolo data center locale, e quindi posso andare a creare un piccolo data center con due semplici nodi, e nella sede centrale, all'interno del mio vCenter, creo la macchina virtuale witness che mi fa da witness per il cluster vSAN remoto. Quindi questo qua è lo scenario, uno degli scenari architetturali. A livello di requirement per implementare la robo,
diciamo, sul singolo sito, per l'appunto, è necessario un layer 2, un layer 2 network deve essere presente, e per la connettività verso il witness ci deve essere una connettività anche via layer 3, e comunque non, con un round trip non inferiore a 500 millisecondi. Diciamo, questo qua è lo scenario, poi magari ve lo leggete dopo con le slide, come assunzione di requirement per l'implementazione di una soluzione robo. Quindi cosa è necessario a livello di witness, quanto pesa un witness, per appunto una macchina virtuale, quali sono i requirement che devono essere implementati sulla sede centralizzata. Stretched cluster. Una cosa che non abbiamo detto prima è per l'appunto che la protezione del dato può essere fatta anche a livello default domain, cioè ovvero il mio dato lo posso andare a scrivere sia sul mio domain, default domain di Sun, ma posso creare una copia dello stesso dato della mia macchina virtuale su un altro fault domain. In questo caso introduco la protezione del dato in ambito di business continuity, ovvero posso andare a posizionare la mia macchina virtuale la mia macchina virtuale che vive sul sito A, posso copio il dato di Sun, copierà il dato sul dominio di questo sito, ma copierà anche il dato sul dominio remoto. E quindi in caso di fault di questo dominio, la macchina virtuale resterà attiva e viene riaccesa sul sito secondario. Questo però comporta delle implicazioni dal punto di vista architetturale, ovvero che i domini in questo caso necessari per far vivere una soluzione di tipo stretched cluster devono essere tre, cioè ovvero devo avere un dominio su un sito, un dominio su un altro sito, un dominio di Sun, e una appliance di tipo witness che è agnostica da questi due siti. Quindi quello che consiglia VMware è posizionare questa appliance su un terzo sito, qualora il cliente lo abbia, o addirittura in cloud. Quindi questa macchina virtuale è una semplicissima macchina virtuale che simula ESXi virtualizzato, e può essere posizionata in cloud per fare da witness, quindi entra nella gestione del cluster e fa da voting in caso in cui uno dei due siti vada down, in sostanza. In ambito network ci sono diverse requirement che devono essere rispettate, non sono niente più niente meno dei classici requirement in ambito stretched cluster anche in soluzioni di tipo storage, però per l'appunto entra in diciamo, come elemento ulteriore quest'altro oggetto che è il witness appliance. Una configurazione con 5 nodi da una parte e 5 nodi da un altro sito, con circa 300 macchine virtuali su entrambi i siti, ha necessità di banda pari a 2 gigabit per via. Quindi c'è una formula matematica che trovate qua sopra per calcolare il network bandwidth tra i due siti, che vi aiuta a capire quanta banda vi serve per configurare lo stretched cluster. Altro scenario, molto velocemente, è stretched cluster, ma con anche SRM. Quindi ho il mio sito principale che è strecciato su due siti con la mia witness appliance, e poi questo sito che è gestito da un unico vCenter posso metterlo in replica con il vSphere Replicator su un terzo sito. E quindi posso andare a avere la business continuity tra i miei due siti ed eventualmente un ambito di disaster recovery con il terzo sito. Ovviamente subentra in questo scenario anche la componente di SRM che abbiamo visto prima con Giuseppe, e
e ovviamente una serie di requirement che vanno rispettati. Una limitazione che c'è in questa soluzione è quella appunto data dal disco di Pitagora, che consente di fare di avere un disco pari a 5 minuti. Oh, in caso di failure, allora, Bisan gestisce gli eventi assegnandogli due tipi di per l'appunto di scenario: assente o degradato. Allora, assente vuol dire che Bisan sa che per qualsiasi motivo un componente dell'infrastruttura è momentaneamente assente e c'è una buona, diciamo, una buona possibilità che questo ritorni all'interno del cluster Bisan. Di default ha un delay pari a 60 minuti come recovery. Trascorsi questi 60 minuti, lo stato di assente passa da assente a degradato, quindi definisce il componente mancante, che sia network, che sia storage, che sia anche hardware, come degradato. Quindi, nel caso in cui per qualsiasi motivo l'host SXI dovesse avere un problema di perdita di connessione network all'interno del cluster, la Bisan attende 60 minuti prima di incominciare a rifare una copia del VMDK sull'host che gli sta accanto, in questo caso l'SXI1. Quindi questo qua è il primo scenario. L'altro scenario è quello appunto quando l'evento è di tipo degraded, quindi non c'è nessuna speranza che il failure possa rientrare all'interno dei valori normali e quindi viene marcato l'oggetto come degradato. E cosa viene immediatamente marcato come degradato? Un magnetic disk failure, quindi quando c'è una rottura di un disco magnetico, di un disco flash o di una controller storage. Vengono invece marcati assenti un problema di tipo network, quindi potrebbe essere un problema di tipo network temporaneo, un problema sulla NIC oppure un host failure, quindi magari un host che sia momentaneamente spento. Se staccate, quindi se fate la classica prova che mi cade dal cliente, staccate il disco al volo per simulare un problema, Bisan si accorge di questo comportamento e non lo marca come degraded. Sa benissimo che è stato rimosso il disco, la controller lo informa a Bisan, in questo caso viene marchiato l'evento come assente e quindi dovete aspettare 60 minuti per simulare un vero e proprio failure di tipo hardware. In questo caso, per l'appunto, in caso di degradazione di un disco, ad esempio fisico, la copia avviene in modalità immediata sull'altro host. In caso di network failure, per l'appunto, come abbiamo detto prima, abbiamo 60 minuti di attesa. Cosa avviene invece in caso in cui un host, l'host SXI che mantiene, che ha in carico la virtual machine, che rimane isolato? In questo caso subentrano i meccanismi di protezione che sono quelli di Sphere, di Center, quindi l'HA subentra e la VM viene fatta restartare su uno dei tre host disponibili. Quando invece ce ne sono due, stesso identico comportamento, c'è ancora la consistenza del dato e l'HA fa ripartire la macchina su uno dei due host fisici accesi. In caso in cui ci siano due domain Bisan differenti, quindi la Bisan è partizionata con due domini, anche in questo caso, come abbiamo visto nel caso del Metro Cluster, ad esempio che partition 1 sia un sito e partition 2 sia l'altro sito remoto, la VM, in caso in cui l'host va giù, può essere riaccesa sulla partition 2, quindi sul sito remoto. All'interno trovate per l'appunto nella console di gestione del web client anche tutto il monitoraggio di rebuild in caso di eventi di fallimento di ricostruzione del disco,
E poi da, anche all'interno sempre di questa console potete anche lanciare dei proactive test, cioè andare a fare dei test di performance della Visanna, test di tipo multicast della Visanna, e per l'appunto c'è cioè una serie di simulazioni, non l'ho inserita qui nelle slide, per andare a fare delle simulazioni in termini di performance. Tre o quattro nodi, ovviamente quattro nodi. Quattro nodi perché? Perché con tre nodi è il minimo necessario per tirare su una Visanna. Nel caso in cui però raggiungo un nodo, il dato rimane comunque consistente, la macchina virtuale rimane ancora accesa, ma la Visanna non sa più dove andare a copiare il VMDK, quindi le policy di storage e base management non possono essere soddisfatte, e fin tanto che l'host non viene ripristinato, la VM non viene riprotetta. Con quattro nodi ovviamente è possibile ovviamente soddisfare le storage policy management e la macchina virtuale viene riprotetta sul quarto nodo. Meccanismi di quorum ve lo lascio leggere, se no veramente vabbè, siamo arrivati alla fine, quindi meccanismi di quorum già nella 5.5 era presente il meccanismo che era per l'appunto necessario almeno il 50% dei componenti per cui il dato, per cui il cluster dovesse essere in piedi, quindi un cluster con tre nodi aveva questo tipo di peso. E dalla 6.0 invece viene introdotto, non tutti gli oggetti hanno witness, e viene introdotto il meccanismo di voting. E quindi per l'appunto con questo meccanismo è abbastanza simile alla 5.5, e in questo caso anche qui in questo caso il cluster viene mantenuto in vita se c'è il 50% degli cluster stakes che fanno parte del cluster può votare per essere live. Ultima parte dell'agenda, le referenze. Qui trovate anche qui Enson Lab, per cui a cui attingere come sempre, la Visan Datasheet, e poi c'è su questo sito trovate anche il TCO Calculator che vi permette di fare il sizing corretto di una Visan, quindi capire quali sono le PS, come dimensionare correttamente il vostro cluster Visan. Per qualsiasi cosa, questi sono i miei riferimenti. Se avete domande,